Bella ragazzi, Qui da Free siamo Gamers. tornati. Allora, con il secondo video in una settimana. Qui Esatto. parleremo di Call of Duty Ghosts e Battlefield 4. Insomma, un confronto, diciamo, anche se Ghost non ha ancora rilasciato il multiplayer, però vabbè. Sono due grandi giochi già da, come abbiamo visto alle 3, che hanno rilasciato a Las Vegas, no, Los Los Angeles, Angeles, fail. questi giochi insieme a Assassin's Creed e molti altri giochi che Watch usciranno, Dog, sì, che usciranno, Saints Row, che sì. usciranno in questi mesi, diciamo. Insieme alla Next Step, ovviamente. Allora parleremo un po' di Battlefield 4. Hanno, Rivoluzionato il motore grafico. sì, e poi hanno aumentato le mappe, cioè Ampliate, ampliate, 64 giocatori anche su console, che è una roba assurda per delle console. esatto. E è fatto veramente veramente bene, è quasi un simulatore, perché Il motore grafico è sì, pazzesco. è fatto veramente bene. Dopo vedremo che crollano i palazzi, cioè su Battlefield 3 mi pareva, io non ho mai giocato, che crollasse un po'. Sì, solo i muri mi sembra, però i palazzi intero, cioè, è una cosa assurda. Mai vista, insomma. Come vediamo qua, spacca una colonna e viene giù il carro armato che aveva visto precedentemente, e poi qua lo finiscono, diciamo, il carro armato. E questo che gioca è un nerd pazzesco. Poi vedremo anche su Call of Duty Ghost, ne parleremo un po', che anche lì hanno aggiornato il motore grafico. Qui come... Andare a 60 fps Ecco, beh, qua come avete visto si possono dare ordini. sì, c'è il comandante, nuova funzione su Battlefield Però qua, cazzo, potevano mettere tipo l'entrata in scena sì, nella barca che... salire nella barca perché fa veramente schifo tutte le accidenti. Almeno quello là, secondo me è un errore. L'unica cosa che potrebbero migliorare è questo, È veramente un gioco veramente bello. Cioè, da passare il tempo, che 2 ore per una partita è un gioco. se uno ovviamente ha 15 minuti al giorno e vuole farsi una partita, è ovvio che deve prendersi un po' la pizza, perché normalmente la cavi con meno di un'ora Ah sì, questo qua era praticamente il multiplayer, diciamo la demo del multiplayer che c'era alle 3 a Los Angeles in un paio di mesi. Cioè, vabbè, si giocava a 64 No, 32 contro 32, 32, 32, 32. cazzo, quarta guerra Guardate mondiale. qua, si può prendere l'ascensore. Beh, so, figurati se non lontano dall'armatura si fa tutte quelle scale, come Call of Duty. C'è anche la musichetta, non so se si sente, ma c'è anche la musichetta. E vabbè, qua c'è un elicottero che sale sopra, adesso devo venire fuori. E Eccolo. vabbè, lo distruggono con niente. Il rinculo è veramente tanto, cioè non è come Call of Duty che non c'è Bene o quasi male, mai rinculo. esatto, si può mettere impugnatura, tutte quelle cazzate là e ci riduce al minimo. Vabbè, poi è un gran bel giocone questo gioco. Forse per rimanere più sul realismo, insomma, hanno fatto più ridere. Poi hanno fatto questa cosa qua. Ecco l'iPad. Sì, che puoi mandare praticamente le munizioni o qualcos'altro ai tuoi uomini quando sei il generale, o cazzo ne so, Il comandante. il comandante. Dio, boh, mi sto Poi anche spennando. lanciare Ecco, là ovviamente ha dato il segnale, i missili. non frega un cazzo. E gran bel gioco, nulla da dire, solo per quella cosa là delle automobili, Vabbè, miglioreranno dei quando veicoli. usciranno. Sì. Poi una cosa ci è dispiaciuta di non aver portato il multiplayer di Call of Duty Ghost, però ancora, come sapete, Non è stato rilasciato. certo,
Ho fatto vedere solo la campagna. Ok, qua si tuffano perché vedono che il palazzo sta per crollare. Guardate la scena, si tira, mamma mia. Quello spettacolare. Aspetta, vi leggo il messaggio di Simone in live. No, perché mi ha chiesto se prendo l'Xbox, però. Oh, lasciamo stare. Eccolo qua. No, domani. Io domani. E vabbè, niente, qua è crollato il palazzo, tanta nuvole. Davvero serve un motore grafico molto potente per fare tutti gli effetti della polvere che vedete. Vai, è fatto veramente bene. Detto ciò, passiamo a Call of Duty Ghost. Call of Duty Ghost. La canzoncina epica che c'è sotto. Eccolo là, anche a me mi ha dato un messaggio Simone, vabbè. Passiamo a Call of Duty Ghost, che sono appena 3 minuti, cioè mi sa che è 3 minuti praticamente del trailer di lancio, non di lancio, ma il secondo trailer che hanno rilasciato. Secondo me, guardate, insomma, anche il flash della luce del sole è migliorato moltissimo anche da Black Ops 2 oppure quelli che hanno MV3, insomma, anche la faccia del cane, insomma. Non so se si vedrà nel video il confronto tra i cani di MV3. No, non si vedranno. Ecco. Comunque, sì, è veramente pazzesco. Hanno è il miglior COD, secondo me, e secondo i produttori della saga di MV3. Si potranno personalizzare tutti i personaggi, anche i vestiti, in teoria, i mezzi speciali. I multiplayer, sì, esatto, hanno detto. E non si sa ancora se sarà zombie o Operation Special. Non credo, comunque è pazzesco anche qua, da piscioline si muovono da quando passi. E poi comunque l'intelligenza artificiale è stata migliorata per diciamo bot che trovi nella campagna, eccetera. Perché prima appena eri vicino a loro ti sparavano, invece adesso ti devono proprio vedere. Anche qua adesso ci sono i palazzi che crollano, tipo se ordinate Free Fall la mappa col gioco ti danno praticamente questa mappa che si chiama Free Fall che praticamente anche qua crolleranno palazzi e altre robe. Vabbè, detto ciò il video è quasi finito, anche questo è un gioco spettacolare, non si sa niente, non posso garantire niente. Per certo, noi sono due ottimi giochi. Buon, detto ciò, la scelta è sempre vostra. E secondo me è meglio Battlefield 4 per questo anno. Ma sì, è tutto ancora da vedere. Esatto, vedremo con il multiplayer di Ghost. Bella. Un saluto, ciao. Bella.